mi devi seguire! Ma sono stanca! Ancora una volta! Bambini, non fatevi male! Cosa c'è? Mi è sembrato di vedere qualcosa. Ma è un altro scherzo dei tuoi? No, no, dico davvero! Nico, cosa c'è? Mi era sembrato di vedere... Cos'era? Non lo so, se è un mostro! Ma che è un mostro? Io voglio andare a vedere. Ma guardate! Che carino! Manu, vieni indietro! Ma... cosa c'è lì? È un cagnolino! Ma di chi è? Da dove sei scappato? Ciao bambini! Io non sono scappato! Ha detto che non è scappato! Ma chi? Il cane! Avrà un nome, sì o no? Certo che ho un nome. Io mi chiamo Baskerville. Baskerville? Che nome è? Potete chiamarmi solo Basker. Basker? Ma cosa state dicendo? È il nome del cane. Ce l'ha detto lui. Gli adulti non mi possono sentire. Dai, andiamo prima che arrivi il padrone. Hai sentito anche tu che il cane parlava, vero? Ti ho detto di sì. Quel cane parlava. Ma i cani non parlano di solito. Ma Basker sì. Ma com'è possibile? Beh, ci sono i cani grandi, i cani piccoli e quelli che parlano. Di sicuro questo è il primo che vedo. Beh, anch'io. Amici. Basker! Ma dove andate? Usciamo un attimo. Ciao amici, mi siete mancati. Posso venire a casa con voi? Certo! Ma dov'è il tuo padrone? Io non lo so. Mi ha lasciato in un campo 3 giorni fa e mi ha detto che sarebbe tornato. E invece non è più tornato. Ti ha abbandonato? Puoi venire a casa con noi allora? Come facciamo con la zia? Non ci lascerà mai portare il cane in casa? Portiamolo di nascosto in camera nostra! E come facciamo? Si accorge? Tu entra e tienilo occupata, io lo porto in camera. Grazie amici, grazie davvero. Avevo bisogno per i compiti e andiamo, ti chiedevo andiamo. Se mi potevi aiutare. Ciao, ciao. Mai mangiato? A dire il vero, non mangio da 3 giorni. Nico, vai a prendergli qualcosa. Ma perché devo andare io? Devi andare tu perché sei più bravo a dire le bugie. Ma cosa ci fa un cane in camera vostra? Ciao! Shh, non gridare! L'abbiamo salvato, è un cane parlante. Hai fame ancora? Sì, non fa niente, ne ha molto più bisogno lui. Oh, grazie ragazzi, che fame! Mangia bello, mangia! Vai dalla zia a farti fare un altro panino! Mia, ho ancora fame. Come lo vuoi? Con la Nutella? No, la Nutella non mi va. Non ti va. Che strano, mangeresti solo Nutella tu. Lo voglio con il prosciutto e i würstel, tanti würstel. Quanto ci mette a farsi fare un panino? Forse gliel'ha detto, meglio nasconderlo. Eccomi. Ma dov'è il cane? Ma quanto tempo ci hai messo? La zia mi ha fatto un sacco di domande. E tu non le hai detto niente? Certo che no. Fame, 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 fame. Brava. Mangia bello, mangia. Ma davvero che il tuo padrone ti ha lasciato il parco da solo? Sì, mi ha abbandonato in un parco, ma non so perché. Forse ho combinato qualche guaio e voleva punirmi. Lui era il mio migliore amico. Forse era solo una cattiva persona, anzi, molto cattiva. Grazie amici, voi siete davvero molto gentili. Cosa state combinando? Niente, stiamo giocando. E il panino di Miranda? Già finito? Aveva tanta fame. Stavamo giocando con l'amico immaginario di Nico, Basker. E quindi questo amico immaginario avrebbe la coda? E scommetto che ha anche 4 zampe. Dai Basker, esci fuori. Eccomi. Oh, eccoti qui. E quindi zia, lo sapevi? Certo, è bastato far vedere il vasetto di Nutella a Miranda e mi ha detto tutto.
Miranda, sei la solita golosona. Beh, scusa, avevo fame. Non lo direi a mamma e papà, vero? Ti prego, lo vogliamo tenere. Facciamo così. Se i vostri genitori non lo vorranno tenere, lo prenderò io. E voi potrete venire a trovarlo tutte le volte che vorrete. Sì! Evviva! Nessuno ti abbandonerà più ora. Grazie, amici. Avrai una nuova famiglia. Sono così contento che mi scappa la pipì. Dai, ora portatelo fuori prima che faccia la pipì in camera. Dai, andiamo, Basker, vieni!